Bene a tutti i pocchiotti, chi vi parla il vostro Leo Wolf e benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere, oggi ci troviamo su una nuova serie sul mio canale. Siamo difatti su Spec Ops The Line. E questo gioco ha fatto molto discutere perché ai tempi, quando uscì il gioco, fu molto criticato per il fatto che questo gioco, secondo alcuni, rappresentasse in modo completamente cruento gli orrori della guerra. E diciamo che questo gioco è stato bannato da moltissime cose. Difatti, se voi lo andate a cercare su, che ne so, Steam, Epic, GOG o altri siti cui vendono videogiochi in formato digitale, non si trova. E si possono trovare solamente le copie in formato, diciamo, in formato CD, ecco. E ho deciso di portarlo perché, oltre che tempo fa vidi il trailer, questo gioco è letteralmente mio, ci sono appassionato perché lo voglio anche portare perché vorrei vedere un po' che cosa mi riserva questo gioco. Come sempre, prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al mio canale ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati, a passare su tutti i miei profili social che come in ogni video trovate in descrizione, a commentare, a condividere il video e a passare sia sul canale di YouTube che sul canale di Odyssey, dove troverete tanti nuovi video. Ora facciamo una nuova partita. Abbiamo combattente, missione suicida, furia, passeggiate, i nemici cadono come mosche e sono una minaccia inferiore al normale. Per i giocatori senza esperienza, no, oh. Scelgo questo qui, combattente, minchia. Ok, già all'inizio mi piace molto. Mi sa che dovevo abbassare leggermente l'audio degli effetti. Preso. Non era l'ultimo! Li vedo! Stacci dentro! Lo faccio! Mica per un attimo ho detto se ne viene giù la... poco, Walker. Tenti di farlo fuori. Se ne viene giù la... come si chiama? Se ne viene giù la gru. Gesù, ma quanti ce ne sono? Non importa, mantienici stabili e basta! Cioè, poi guarda l'effetto che fa. Ma scoppia, maledetto. Oh,
se ne è venuta giù la gru. Culo. Che poi l'inizio è che loro si trovano in questa città così. Abu Dhabi, Dubai, una cosa del genere, non mi ricordo. Va bene ragazzi, vediamo appena finisce di caricare. Se Conrad è il più grande sotto cui abbia prestato servizio, non lo so. A Kabul ha trascinato la mia carcassa sanguinante per 800 metri, fino a un elicottero. Forse sono prevenuto, ma i fatti non mentono. L'uomo è un dannato eroe. Ricordate le tempeste a Dubai? Probabilmente eravate a casa a guardare la televisione. Conrad stava portando i dannati del 33esimo fuori dall'Afghanistan. E invece di tornare a casa, si è offerto volontario per aiutare l'evacuazione. Al massimo voi avrete mandato una donazione. Pare che abbiano ordinato a Conrad di lasciare la città. Ha ignorato l'ordine. Il 33esimo è rimasto con lui. Ok. Non si sa ancora ufficialmente cosa sia successo dopo. Sappiamo solo che le tempeste sono peggiorate. E molto. Le ultime notizie da Dubai dicevano che Conrad guidava una carovana di superstiti fuori dalla città. Questo 6 mesi fa. Poi, 2 settimane fa, abbiamo captato una trasmissione. Parla il colonnello John Conrad, esercito degli Stati Uniti. L'evacuazione di Dubai è stato un fallimento. Pre-Ops The Line. Troppo alto. Capitano! Capitano Walker! Che c'è, Lugo? C'è un problema, signore. Per la missione? No, signore. Allora segui la gerarchia, sergente. Ricevuto. Tenente Adams. Ti sento, sergente. Situazione? Situazione irritata, signore. Irritata, sergente? Sì, signore. Una rivolta locale aerea si è insinuata nella zona americana designata Mutande. Signore. Taci, idiota. Che coglione. Benvenuti a Dubai. Sì, ancora morta. È da vedere, sergente. Hai agganciato la trasmissione? Sì, signore, a circa 800 metri. Allora ci mancano 800 metri per scoprire chi dice più stronzate, tu o l'intelligence. Wow, se non fossi un'implacabile macchina da guerra, mi offenderei. Che coglione. Comunque, la storia di per sé è... Da un paio di anni ci sono delle tempeste di sabbia molto forti che hanno colpito Dubai. Questo posto è designato terra di nessuno. Significa che non dovremmo essere qui. Facciamo le cose come si deve, ok? Ricevuto, capo. Ok, trovate un riparo. Alta. Bellissimo. Wow. Quello che succede a Dubai resta a Dubai. Porca Eva. Abbiamo un modo per scendere. Ricevuto. Cioè l'effetto grafico che io l'ho messo molto alto. L'effetto grafico è un qualcosa di impressionante. Ecco che rimane del 33esimo. I capi non la pensano così o non saremmo qui. Ehi, c'è della corda qui. Vediamo di usarla. Wee. Basta così, Lugo. Per allentare la tensione, capo. Ho
Non mi serve. Mi servi concentrato sulla missione. Che missione? Stiamo solo perdendo tempo. Conosci gli ordini. Se troviamo qualcuno, lasciamo Dubai e chiamiamo la base. Mandano la cavalleria e noi torniamo a casa. Ok. Come c'è? Ma voi la sentite? Pigli per il culo? Questo mi offende. Non c'è nessuno qui. Sembra quella trasmissione. Giurerei di aver sentito qualcuno. Forza, vediamo di finire questa cosa. Ehi, c'è nessuno? Chi è in agguato? Dica io. Lascia perdere. Non c'è nessuno. Allora che cazzo ci facciamo qui? Non ha tutti i torti. Ah, stai dalla sua parte ora. Quando ha ragione, ha ragione. Se i capi vogliono che diamo un'occhiata, noi diamo un'occhiata. Non lo so. A me sembra uno spreco usare così tre operatori Delta distaccati e decisamente affascinanti come noi. Prendila come una vacanza pagata. Per il futuro, ricorda che preferisco spiagge con un rapporto gnocchi cadaveri di 3-1. Logan, ma le senti almeno le stronzate che ti escono dalla bocca? No, no, signore. Mi sembra che mi incasinino il ritmo. Torniamo a piedi. Sapete, sembra che ci stiano osservando. Bene, almeno qualcuno vede quanto sono sexy sul lavoro. Il posto sembra questo. È stato un fallimento. Sì, è quello che stavamo cercando, qualunque cosa sia. Che vuoi dire con questo? È un segnalatore d'emergenza, ma non è militare. È stato fatto con pezzi di ricambio. Hai idea da chi? No, manco per il cazzo. Ancora? Dannazione. Che... Walker, è meglio se vieni a vedere. Oh, cazzo. Per usare un eufemismo. Ma lo hanno scannato letteralmente. È morto da poco. Sì, è ancora peggio. È del 33esimo. Chi è stato? Probabilmente gli stessi che ci seguono. La domanda rimane comunque. Tranquillo. Credo che stiamo per scoprirlo. Sono il capitano Martin Walker. Cerchiamo dei sopravvissuti. Perché? Eliminateli! Non faccio muovere! Non posso fare! Prima di culo! Mi cazzo! Muoversi, basta! Che cazzo sono questi tizi? Sono rifugiati! Sopravvissuti alla tempesta! È un bene, no? Dovremmo chiamare la base e dare loro la notizia. Accomodati, sono sicuro che smetteranno di sparare per farti telefonare. Cazzo, roba la funghia. Comunque, come stavo dicendo prima? Parlate in farsi? Forse riusciamo a capirci ancora meglio. Agar in Tori Arf Bedanim. Buona idea, Lugo. Potrebbe andare male in fretta, Walker. Serbes Americast, Justin Kekumaki. Qualche idea? Vedi quell'autobus laggiù? È pieno di sabbia. Se siamo alle strette, spara ai finestrini. Potrebbe darci un vantaggio. Ehi, voi due! Vieni dannati del 33esimo? Stanno escogitando qualcosa! Uccideteli! Che cazzo sono questi tizi? Sono rifugiati! Sopravvissuti alla tempesta! È un bene, no? Dovremmo chiamare la base e dare loro la notizia. Accomodati! Sono sicuro che smetteranno di sparare per farti telefonare! Signori, meno chiacchiere e più spari! Mi muovo! Ricarico! Non posso muovermi, sparano! Bersaglio neutralizzato! Adams, levameli di dosso, avanzo! Se ne premo due R, cioè andiamo. Adesso sono con le altre. Avanti, dal retro.
Quello Madonna. In movimento. Vai. Vai. Sto uscendo, guardatemi le spalle. Fallo fuori. Nemico in vista. Porco Giuda. Ehi, ehi, amico, facci piano. Ma pensavo che fosse uno di quelli. Per un attimo chi era lettera? Verso quel container. Walker, la porta. Guarda. Dai. Nemmeno il collo spezzato così. Pensavo dovessimo salvare la gente. Cosa diavolo è stato? Ricevo una richiesta di soccorso. Trasmetti a tutti. Comando 33esimo, qui pattuglia Alfa. Siamo sotto attacco. Ripeto, i ribelli ci hanno circondato. Richiediamo assistenza immediata. Gatta! Merda! Marzene a terra! Ci serve supporto! Lugo, distanza. Circa 100 metri. Muoviamoci. Merda, ci sono dei nemici! Dietro le barricate! Bersaglio neutralizzato! Non posso muovermi! Non posso, cazzo! Poi è bello io con la cosa, ma per favore. Alfa, se mi sentite, ci avviciniamo alla vostra posizione. Oh, cazzo. Grazie a Dio. Cazzo, credo che Marzen sia morto. Sei ferito? C'è qualcun altro con te? Siamo in quattro. Stiamo bene, ma le munizioni sono quasi finite. Non riusciremo a trattenerli a lungo. Ok, resta calmo. Ci siamo quasi. Che abbiamo? I nostri sono bloccati nella fusoliera. Non ci hanno ancora avvistati. Meglio usare il silenziatore. Buona idea. Eliminali prima che ci vedano. Ricarico! Non so bene. Nemico a terra. Bella, muoviamoci, ma senza farci scoprire. Ricarico, copritemi. Te l'ho detto. Sull'ala! Porco. Ok, devo ricaricare. Lugo, tiro di precisione. Sicuro, sul mio bersaglio. Guarda le spalle, vieni!
fuoco, concentrato! Mi muovo! Occhio, esplosione! Bersaglio abbattuto, a chi tocca? Nemico a terra! Guarda! Ehi, qua giù! Salendo. Fermateli! Attenzione! Fuoco! Merda! Porco Giuda, cazzo, non ero pure riuscito ad entrare! Ok. All'entrata! Merda, ci sono dei nemici! Fuoco amico! Mi muovo! Arriviamo, tenete duro! Attenti, tizio col fucile verso di noi! Devi parlare in fretta, sta andando. Siamo qui per aiutare. Rimani con me, ok? Lasciatemi perdere. Hanno preso McPherson. Trovatelo. Lo faremo, ma prima dimmi dove l'hanno portato. L'hanno portato al nido. Il nido? Il nido. Va bene, ottimo. Che mi dici di Conrad? È ancora vivo? Oh. Dannazione. Luke, segna i cadaveri sul TAC. Adams, esci e cerca delle tracce. Voglio sapere cosa sta succedendo in questa città. Ho diverse tracce dirette a nord. Allora seguiamole. Questi piccoli momenti di lag maledetti. Non per discutere, ma non rientra nei parametri della missione. Beh, siamo passati da ricognizione a salvataggio quando abbiamo trovato soldati americani massacrati. Disobbedire agli ordini, bello. Ordini da non seguire, se vuol dire lasciar morire la gente, Lugo. Va bene. Se Conrad è ancora vivo, e credo che lo sia, so che sarebbe d'accordo. Le tracce finiscono qui. Direi che è il nido. Già, pittoresco. Molto post-apocalittico. Va bene. Ricordate, questi hanno già eliminato 4 soldati e ne hanno rapito un altro. Lupo Chiotti, spero che questo primo episodio di Spec Ops The Line mi sia piaciuto. Come al solito vi invito a lasciare un commento e mi piace, come sempre vi invito anche a passare su tutti i miei profili social, che come in ogni video trovate in descrizione, come sempre vi invito anche a supportare il canale con un mi piace, con un commento, con una condivisione, per iscrizione al canale, come sempre vi invito anche a passare su tutti i miei profili social, che come in ogni video trovate in descrizione, a commentare, a condividere il video e a passare sia sul canale di YouTube e sul canale di Odyssey, dove troverete tanti noi. Come sempre attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. E niente, Lupo Chiotti, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!